Martedì 24 maggio al Coconuts di Rimini si è svolta la serata di gala dedicata alla Serie B. Giocatori, dirigenti e società sono stati premiati con gli Oscar della categoria cadetta. Un top 11 frutto delle votazioni dei mister di Serie B che non ha lasciato dubbi. Bellissima soddisfazione perché è stato dato da tutti gli altri tecnici, perciò vuol dire che hanno votato persone che lavorano come me. E questo mi fa molto piacere. Bomber della Serie B, questo è un grande onore per me, per la mia famiglia e per i miei bambini. Normale che ho trovato un ambiente ideale come cittadella e spero domenica di raggiungere la salvezza. Tra i riconoscimenti, premiata l'Atalanta come migliore squadra insieme al Siena e al dirigente dei Neroazzurri, il riminese Gabriele Zamagna. Sono particolarmente felice di aver ricevuto questo premio a casa mia, nella mia Rimini, in mezzo a tanti amici, tanti conoscenti. È una cosa che mi riempie d'orgoglio, a coronamento di una stagione bellissima, culminata con una grande promozione. È un premio che ho ricevuto in rappresentanza di una società blasonata e gloriosa come l'Atalanta, quindi sono veramente orgoglioso di questo e molto, molto felice di questa serata. Oltre ai giocatori sono stati consegnati dei premi ai giornalisti Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, Gianluca Di Marzio e Marco Cattaneo. Una grande Serie B con tante sorprese, con tanti giovani talenti. Il bello è stato proprio questo, vedere dei ragazzi giovani come El Shaarawy, come D'Alessandro, che ho visto per esempio in Padova Livorno, sono Buonaventura, sono tutti giocatori che vedremo presto in Serie A, quindi la Serie B si conferma serbatoio e laboratorio per giovani futuri campioni. Premio speciale ad Alfredo Pedullà e Valentina Ballarini di Sport Italia. Quest'ultima, insieme al giornalista Beppe Indino, ha condotto l'intera serata che dà appuntamento al prossimo anno con la quinta edizione del Gran Galà Top 11 della Serie B.